cantiere di rifacimento strutturale sul litorale di Marinella, in comune di Sarzana, oltre 600.000 euro di investimento da parte di Regione Liguria, un altro cantiere per la difesa del nostro territorio. Direi che è un bel modo di investire i fondi di protezione civile non solo per ripristinare i danni della mareggiata del 2018, che era stata una delle mareggiate più impattanti della storia della nostra Liguria, ma anche per migliorare la capacità di difesa del nostro litorale. In questo caso sono molto orgoglioso, ovviamente, perché la collaborazione col Comune di Sarzana ha già portato cantieri aperti per la sicurezza di questo territorio. Si aggiunge questo rifacimento, che è partito qualche giorno fa e che più o meno terminerà la sua operazione tra la fine di aprile e la prima settimana di maggio, così da essere pronti per la nuova stagione estiva con un litorale nuovo e soprattutto con un litorale più sicuro. Nell'estate del 2018, dopo una tremenda mareggiata, ci eravamo presi un impegno, quello di un intervento di difesa del suolo che rendesse più sicura questa straordinaria terra. Oggi eccoci qui, avremo una spiaggia più sicura, saremo più pronti ad affrontare eventuali emergenze meteorologiche e anche una spiaggia più bella. Più o meno al centro di ogni cella viene creato un pennellino di sabbia, come un pennello di sabbia che va verso il mare. Il mare poi se lo lavora per distribuirlo. Il quantitativo, diviso più o meno per le sette celle, è sui 4.000 metri ciascuna. Poi i calcoli sono in funzione della lunghezza, quindi se una cella è più lunga c'è un pochettino più di materiale. Come media sono sui 4.000 metri ciascuna. Quindi in ognuna viene creato questo pennello imbonitore sulla mezzeria che poi il mare distribuisce. I punti d'ingresso sono due, uno sì, è questo e uno invece è dal vicino Bagno Roma, che siamo da queste parti qua. E quindi sono i due punti dove si formano questi depositi come poi questo. Poi il dumper lo sposta nelle altre celle.